Ciao a tutti, sono qui per rendervi partecipi alla scoperta da parte mia, diciamo, di quello che io credo sia un piccolo errore di concetto, non vero proprio bug, di un sintetizzatore della Arturia. Probabilmente qualcuno se ne sarà già reso conto e magari staranno lavorando già a un bug fix per questo discorso qui. Comunque, una piccola curiosità che vi svelo in questo momento. Allora, apro l'Arturia Stand Alone e seleziono come primo sintetizzatore il Minimoog V. Dunque, a questo punto seleziono la giusta uscita audio e inizio a fare il test. Come vedete, alla pressione del tasto sinistro del mouse sui tasti della tastiera virtuale corrisponde il suono che deve venire fuori. Ora faccio questa prova. Tengo premuto il tasto sinistro del mouse in modo da far suonare il sintetizzatore e trascino il mouse verso l'alto. Nel caso del Minimoog non succede niente. Ripeto la stessa cosa sul Do ultimo. Come vedete, il Minimoog non è affetto da nessun tipo di questo problema. Apro il mio Moog Modular e seleziono nuovamente l'uscita audio giusta. Ripeto il test. Tengo premuto il tasto sinistro del mouse e trascino il mouse verso l'alto. Provo l'ultima nota. Perfetto, non ci sono problemi. A questo punto provo il Prophet 5. Bene, seleziono la visuale classica, faccio il test, dopo aver selezionato l'uscita audio giusta. Ora ripeterò il test fatto precedentemente, cioè tengo premuto il tasto sinistro del mouse e scorro il mouse verso l'alto. Suona il diesis, in questo caso il Do diesis. Prendo il Mi, non fa niente. Prendo il Re, per esempio. E suona il Re diesis. A questo punto prendo l'ultimo Do. Suona un Do diesis che non è presente nella bitmap della tastiera. Questo era tutto. Arrivederci.